È un vivo piacere discorrere questa sera del libro di Giuseppe Vacca con la collaborazione di Gianluca Fiocco, La sfida di Gorbaciov, guerra e pace nell'era globale, pubblicato dalla Salerno Editrice. E siamo insieme con la Salerno e con la Fondazione Gramsci e Treccani a promuovere questa discussione che verrà condotta da Carlo Calenda, Gianni Cupero e Giordana Pulcini, che ringraziamo per aver accettato di intervenire. Siamo naturalmente nell'atmosfera di memoria e di interrogazione critica e storiografica nel trentesimo dell'abbattimento, della rimozione del muro di Berlino, come Beppe Vacca ci esorta a scrivere e a dire, non caduta del muro, ma rimozione, distruzione, abbattimento del muro, perché i muri, non, a meno che ci siano condizioni naturali particolari, non crollano da soli, ma sono appunto distrutti o rimossi. In questa chiave faccio come il buon parroco che annuncia la liturgia dei giorni a venire. Mi permetto di ricordare, di anticipare che il 5 dicembre in questa stessa sala torniamo sull'argomento con la presentazione di un volume Italien Deutschland und die europäische Einheit, Italia, Germania e l'unità europea, una presentazione che avverrà di concerto con Villa Vigoni e che vedrà partecipare vari relatori e l'ambasciatore della Deutsche Republik. E mi colpisce che anche nel frontespizio di questo libro, di cui andremo a parlare in quella occasione, si adoperi l'espressione Mauerfall, quindi caduta del muro, e non quella che sarebbe appunto, secondo la lezione che condivido offerta da Beppe, la Bau, la distruzione, lo smantellamento del muro. È intenzionale ovviamente da parte di Beppe Vacca, con questo suo contributo, sottolineare, non mancare, come scrive nella prefazione, il trentesimo della caduta, questa volta tra virgolette, del muro di Berlino, per rendere omaggio, come scrive, a Mikhail Gorbaciov, verso il quale continuavo a sentire un debito intellettuale e morale già testimoniato a suo tempo dalla pubblicazione di alcuni saggi dedicati alla sua politica. L'intendimento dell'autore è quello di far risaltare le ragioni per cui, prosegue, alla luce della situazione attuale, convenga rivisitare la sua politica internazionale, tanto per contrastare le narrazioni dominanti, quanto per individuare i punti di un'agenda della politica mondiale che scongiuri il ritorno della guerra inevitabile. Il volume si articola per 8 capitoli, i primi 7 dovuti alla penna di Beppe Vacca, l'ultimo a quella di Gianluca Fiocco. Il primo capitolo, uno sguardo sul Novecento, offre una ricognizione dei grandi temi storiografici relativi al bipolarismo e alla sua crisi, al conflitto economico globale, alla globalizzazione e al futuro della politica. Il secondo, il terzo e il quarto capitolo sono dedicati al nuovo pensiero per la Russia, ma che è un pensiero immediatamente per l'Europa e per il mondo, che è appunto il modo nuovo di pensare offerto da Gorbaciov, e i riflessi europei del golpe di Mosca dell'agosto del 91 e quanto intorno a questo emerga dalla coscienza storiografica degli sconfitti, cioè di Gorbaciov, Yakovlev e Shevardnadze. Un quinto capitolo molto interessante è dedicato al socialismo europeo nella globalizzazione, cioè all'atteggiamento che il socialismo europeo ha tenuto nei confronti della proposta politica di Gorbaciov e anche alla interrelazione tra problematica della costruzione dell'integrazione europea e problematica di questa unificazione multipolare del mondo pensata da Gorbaciov. Il sesto capitolo, l'impossibile egemonia, ripercorre le variazioni, per così dire, dell'egemonismo americano, che presentano appunto risvolti e aspetti e atteggiamenti diversi, ma il filo conduttore sembra sempre quello della riproposizione di uno schema di carattere unipolare in un mondo che invece sembra aspirare alla multipolarità e che secondo Gorbaciov avrebbe dovuto questo tipo di sistemazione attingere. L'ultimo capitolo, il settimo, l'ho annunciato, è di Gianluca Fiocco,
capitolo molto lucido e molto inquietante in cui il ritorno della guerra, intesa come guerra nucleare, nell'agenda internazionale sembra essere uno scenario non implausibile, vale a dire si può tornare a considerare l'idea da parte dei responsabili / irresponsabili della politica mondiale di un uso della guerra nucleare, un uso che possa essere consentito grazie a certo tipo di sviluppo della tecnologia militare più recente. Quindi attraverso il prisma della vicenda di Gorbaciov, questo non è un libro soltanto su Gorbaciov, come avrete intuito, ma è un libro sul Novecento e sui primi decenni del secolo che abitiamo e che viviamo. Attraverso il prisma di Gorbaciov, molti argomenti della politica internazionale sono da Beppe Vacca ripercorsi, facendo del 9 novembre 1989 soltanto, diciamo, il punto d'avvio di un discorso che procede sia molto indietro sia proiettato molto in avanti. Questa giornata così importante, Schicksalstag der Deutschen, giorno, diciamo, del destino dei tedeschi, perché sembra che nella storia tedesca le cose più importanti o accadono di 9 novembre, come fu la fondazione della Repubblica di Weimar, come fu il tentato putsch della birreria di Monaco di Hitler, o sembrano non accadere. Nella memoria e nella riconsiderazione critica di questo capitale avvenimento, il libro di Beppe Vacca si inserisce come una nota di particolare lucidità storiografica. È un dibattito molto ampio quello che si sta tenendo, non soltanto in Italia ma anche all'estero, intorno a questo argomento. Ne prendo solo uno scampolo per avviare un po' la discussione: una recensione multipla di ben 4 libri sulla età dell'abbattimento, della rimozione del muro di Berlino, 4 libri usciti in inglese di studiosi anglosassoni, e colpisce sicuramente non solo la bella immagine, la fotografia dei soldati e dei palloncini sul muro in via di demolizione, ma colpisce il titolo Look Back in Sorrow, si potrebbe tradurre uno sguardo doloroso al passato. Allora, se e quanto questo sguardo sia doloroso e per quale ragione possa essere doloroso, secondo il Financial Times è doloroso perché quella Europa che si liberò del comunismo mostra oggi in gran parte i tratti del sovranismo, del nazionalismo, dell'intolleranza e non soltanto quelli di una democrazia difficile. Ecco, vediamo quanto doloroso possa essere questo sguardo verso il passato attraverso il prisma offerto dal libro di Beppe Vacca. Prego Carlo Calenda di cominciare con il suo primo commento. L'idea sarebbe quella di 2 giri di tavolo, ciascuno di una decina di minuti, compatibilmente con l'idea di terminare non oltre le 7:15, 7:30. Grazie. Grazie. No, giri di tavolo o gli interventi? No, perché sono un primo intervento lei, poi ciascuno fa 10 minuti. Uno fa 10 minuti. A mio avviso è sostanzialmente un libro su una tensione che oggi si vede sempre più attuale tra internazionalismo e nazionalismo, perché poi questi sono i due termini che tornano, si toccano, convivono, in alcuni momenti prevale uno, in altri momenti prevale l'altro, in alcuni momenti uno pone la condizione per la sua vittoria su quello che invece sembra in quel momento egemonico, e quindi sono come due fiumi che si intersecano, che ogni tanto si allontanano e poi si riavvicinano. Ed è descritto con una grande attenzione a due fenomeni: uno, quello politico e sostanzialmente quindi quello dello Stato, ma anche a quello economico, che non è cosa di oggi, cioè non è che è da oggi che il sistema economico ovviamente influenza, spinge in un senso o in un altro la politica, ma viene da molto lontano. Allora, se noi la vediamo come cicli, e lo descrive molto bene Vacca, c'è un ciclo di nazionalismo che, diciamo, si proietta fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, c'è un tentativo di internazionalismo che dura
un breve periodo di tempo fino a, diciamo, la grande crisi e la seguente rigurgito protezionista che risposta anche per come era conclusa e come si viene a concludere la prima guerra mondiale, diciamo, per usare il titolo di un famoso saggio, le conseguenze economiche della pace, quello che succede è che si mettono le premesse per un ritorno del nazionalismo e poi si apre la fase che è la fase dal 45 in poi, che è quella che ci interessa di più perché è quella più vicina viene descritta molto bene anche da un punto di vista economico, ci tengo a dirlo perché io quei processi li ho visti molto sul fronte del commercio ed è esattamente come descriveva. Perché? Che cosa succede? Diciamo i 30 anni successivi, che sono i 30 anni d'oro dell'Europa e dell'Occidente, sono 30 anni che mettono insieme per la prima volta lo sviluppo, cioè una tensione verso internazionale, quindi all'integrazione dei processi internazionali, nasce una società civile internazionale, nascono gli organismi di governo internazionale. Questa fase si apre con Bretton Woods, quindi con un sistema che è disegnato in questo senso, ma non è una fase che oppone lo sviluppo internazionale allo Stato e al modello, chiamiamolo così, statale, cioè li contempla. In buona sostanza, Bretton Woods è un disegno che dice: noi dobbiamo avere una convergenza che i cui tempi sono i tempi dello sviluppo dei paesi, delle singole, delle peculiarità dei paesi e non i tempi desiderati dal mercato. Perché i tempi in cui i paesi maturano, in cui i paesi arrivano a una maggiore integrazione internazionale, sono dettati da tante considerazioni che sono di ordine culturale, che sono di ordine economico e sono di ordine sociale. E quello che succede, ed è il grande miracolo di quell'epoca, è che incomincia un processo di integrazione. Non è che non c'è il processo di integrazione, al contrario. Si sviluppa, cresce, la convertibilità nasce per quello, in fondo, per dare una struttura di supporto, però questa apertura è un'apertura molto attenta, tant'è che anche sul piano commerciale si liberalizzano pezzi di commercio, ma si tengono chiusi certi altri per consentire ai paesi più fragili di proteggersi, di crescere, eccetera, eccetera. Ora, in questa fase nasce anche l'idea, e nasce quella che io penso può essere un'idea di assoluta modernità in Europa, della congiunzione, la chiama Vacca, tra il liberalismo e il socialismo come grande forza propulsiva dell'Europa. Liberalismo inteso come sostanzialmente spinta del liberalismo classico alla democrazia e anche a forme di a un'economia fondata sul libero mercato, il socialismo come elemento di progresso della società, cioè queste due cose devono stare insieme. La fusione di questo, mai compiuta, è un po' l'economia sociale di mercato, mai compiuta in Italia intendo, perché in Italia era appannaggio un po' questo liberalismo sociale, quello che si chiamava il Partito d'Azione, che infatti non è andato oltre, diciamo, i primi anni dopo la guerra, però ha informato tutta la cultura, che per esempio è la cultura europeista, cioè quella che ci ha portato all'aggancio europeo. Ora, quel nucleo è un nucleo che è totalmente in linea con Bretton Woods. Bretton Woods è quella cosa qua. Perché ha questo pensiero, cioè che la velocità del progresso e la velocità della società devono essere sintonizzati. Se non sono più sintonizzati perché il progresso spinto dal mercato va molto più veloce della società e la società rimane indietro, si creano delle fratture e quelle fratture terrorizzano. Bretton Woods cade, diciamo, definitivamente tra il 71 e il 73, dopodiché cresce un'altra cosa. E cresce, intanto, questo sistema è un sistema incastrato in un sistema bipolare semplice, diciamo, in questo modo facile, perché c'è da un lato un'Unione Sovietica, come dice Vacca, destinata alla sconfitta di fatto, proprio perché parte dall'assunto che il modello capitalista è destinato alla sconfitta, quindi un errore, come posso dire, centrale nel suo DNA, che un po' le limita anche il raggio d'azione, ma allo stesso tempo, come posso dire, gli dà un cemento. E posso dirla all'opposto da liberale: l'esistenza di un blocco ideologico alternativo frena il capitalismo. Perché cosa succede? Che in tutti i momenti in cui la spinta della tecnica e del mercato ad andare
veloce rischia di lacerare la società, creare un disagio e quindi spostare i paesi verso quell'altra orbita ideologica, il sistema stesso, che è un sistema a guida politica americano, essenzialmente, dice buoni, oppure dice fate il vostro welfare, costruite le vostre cose, un modello diverso dai nostri, ma serve per tenerci cacciati. L'Europa nasce lì con un principio di rilevanza politica, perché diventa, come dice Vacca, terreno di scontro tra due grandi superpotenze, non attore, anzi, attore in qualche modo lo diventa nel tempo, ma certamente non lo diventa negli anni immediatamente successivi alla guerra. Dopodiché quello che succede è che come se questa internazionalizzazione dell'economia, della società, della cultura prenda un'accelerazione gigantesca. Questa accelerazione non è la rimozione del muro, per usare le parole di Bertrand Vacca, ma nasce con l'arrivo al governo dei paesi occidentali sostanzialmente della Thatcher e di Reagan. Per cui a quel punto l'Unione Sovietica è molto più fragile e parte un progetto che è di natura egemonica molto più aggressivo per farla crollare e per sostituirsi. Da lì poi, appunto, Danny Roderick la chiama, e io penso sia giusto, l'iperglobalizzazione, cioè parte un principio per cui c'è un'ideologia della globalizzazione che si costruisce. Questa ideologia è ideologia in quanto prevede un'egemonia, che è un'egemonia di natura culturale, è un'egemonia di natura economica, è un'egemonia di natura militare, è un'egemonia a tutti gli effetti, ma soprattutto che postula una cosa, che non c'è un altro destino del mondo possibile se non quello inquadrato in un sistema in cui le nazioni sono sempre meno rilevanti perché governate da una serie di istituzioni internazionali modellate sostanzialmente dagli Stati Uniti d'America. Dico subito che quel progetto a me piaceva molto, era molto affascinante. Io penso che ci voglia una spinta ideale all'egemonia da parte di un sistema, che poi però va frenata dal realismo di quello che fai o non fai, perché sennò combini disastri, credo. Questo realismo è mancato e pertanto questo che era un progetto molto affascinante crolla. Quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono che questa grande ondata di, ricordiamoci i fiumi iniziali, internazionalismo forte, spinta al superamento dello Stato-Nazione, molto più che l'economia, è proprio un postulato, cioè per esempio per i partiti socialisti, chiamiamoli così, socialdemocratici, diventa quasi impossibile parlare di Stato e di Nazione. Perché? Perché io penso sia successo questo. Quando a un certo punto il comunismo diventa indifendibile, diventano chi prima, chi dopo, socialdemocratici tutti quanti, e diventano tutti capitalisti sostanzialmente, in cambio cosa recuperano? L'internazionalismo del socialismo. Cioè dicono, sì, vabbè, diventiamo tutti capitalisti, però adempiamo anche a quella promessa di un mondo unito, pacifico, multiculturale, eccetera, eccetera, che nel socialismo in qualche modo c'è stato. Per cui diventa molto difficile affrontare un'epoca della storia in cui c'è questa avanguardia fortissima di progresso, di persone, di cultura, di istituzioni, perché anche l'Europa diventa a quel punto, lo spiega bene Beppe Vacca, non solo l'Europa, ma c'è una spinta inevitabile a mettersi insieme, perché questo accade, con il fatto che i cittadini non sono assolutamente preparati ad affrontare questa cosa. Nessuno li ha preparati. Per cui per i cittadini c'è lo Stato. Anzi, molto spesso in Italia c'è il comune, che è la prima istituzione che sta lì vicino. C'è una conoscenza delle lingue limitatissima, quindi come si fa a parlare, come puoi pensare che il tuo, diciamo, la tua nazione è il mondo? E incominciano a sfilarsi queste cose. Ci sono, come posso dire, ci sono degli assunti totalmente sbagliati che dicono, mi è capitato di ripeterlo recentemente, per esempio, che l'acciaio in Occidente non si deve più produrre, perché lo producono i cinesi. Si dice che l'industria non c'è più, ci saranno solo i servizi, si dicono ma quelli sviluppano solo i servizi, l'industria, invece quelli sviluppano l'industria e i servizi, 1.100.000.000 di posti di lavoro. E questa cavalcata non trova risposte dal lato della sinistra, perché dovrebbe dire la sinistra c'è la nazione rimane, la nazione deve in questa equazione essere qualcosa, deve riuscire a dire io questa velocità non posso averla, devo avere la possibilità di sviluppare dei settori, di preparare i cittadini, e però la parola nazione non la puoi pronunciare, perché il compromesso era io ti do il libero mercato, ti accetto il libero mercato, ma voglio
il multiculturalismo e l'internazionalismo. E da questo nasce questa grande, diciamo, sconfitta epocale di cui noi stiamo adesso in tutto l'Occidente misurando le conseguenze, che sono conseguenze di cui vediamo una prima fase, perché le conseguenze saranno molto più pesanti di quelle che vediamo in questa prima fase. Ed è per questo che richiamo all'attenzione alle armi tattiche non strategiche, armi nucleari tattiche non strategiche, ma che non abbiamo più portato. Cioè il fatto che mentre oggi la mutua distruzione è probabilmente una cosa molto lontana, l'impiego di armi nucleari tattiche è una cosa che invece, tattiche vuol dire nel contesto di una guerra delimitata, no? È una cosa che invece c'è. Questo ci porta a dire anche che il sistema delle relazioni internazionali nei prossimi anni, purtroppo, e lo dico purtroppo perché non ci piace, deve essere governato dall'idea di realismo e non dall'idea di idealismo. Perché governato secondo un principio di idealismo porterà un mondo multipolare a uno scontro per l'egemonia in particolare tra le democrazie e la Cina. Viceversa, c'è una scuola di pensiero ampia in cui si ritiene che se a un certo punto gli Stati Uniti riconoscono il fatto che non ci potrà più essere un mondo con un'egemonia e neanche espressamente bipolare, perché è troppo frammentato, ma sarà multipolare, allora il sistema potrà ritrovare una sua calibratura. E questo è importante, perché noi abbiamo ancora un riflesso di pensare che quando viviamo in un paese limitrofo, che quel paese limitrofo non è una democrazia, in qualche modo spetti il nostro compito sia di sani democratici convertirlo immediatamente in una democrazia come primo punto. Ci sono fasi della storia in cui accanto a questo spirito che deve rimanere sempre sotto deve esistere però anche la considerazione dell'equilibrio che in quel momento devi mantenere, perché lo squilibrio è più pericoloso dell'aggressione egemonica, mettiamola in questo modo, sia pure di valori positivi. Ecco, in questo libro c'è tutto questo. E dunque Gorbaciov è davvero un pretesto, e lo dico perché è un grande saggio di politica, prima di tutto, e andrebbe diffusamente fatto leggere alle persone che si occupano di politica, ma è anche un grande saggio di come il mondo sta diventando un sistema molto più instabile e come si può dare un assetto se il principio di realismo supera la spinta egemonica che abbiamo avuto in questi anni. Grazie. Grazie per queste due osservazioni. La parola a Gianni Comperlo per le sue. Sì. Grazie dell'invito, dell'opportunità di fare qualche notazione. Beh, io parto dal terminale di capo, che sono molto d'accordo sul giudizio critico sul saggio, nel senso che questo è il saggio di uno storico intriso di politica, che di massima è sempre più prezioso del saggio di un politico intriso di storia, ma questo in termini così di percezione generale della qualità degli scritti. Peraltro nel caso di Beppe Vacca la definizione storico è impropria, perché lui non è solamente uno storico di grandissimo prestigio, autorevolezza, ma ha una biografia ormai abbastanza lunga, si possa dire, che dentro la trama, le vicende, degli eventi che sono descritti in queste pagine ha vissuto politicamente, ecco, non solo per passione, però ricoprendo anche incarichi rilevanti nelle istituzioni, nel Parlamento, nella sinistra di questo nostro paese. Quindi il libro, penso che si possa dire, non è solo uno studio, è neppure solamente una testimonianza, ma è una prova più complessa che dello storico conserva tutto il rigore e della politica la cura, la partecipazione verso un punto di vista. Ma il microfono qua vicino. Sposto io, sposto il microfono. Sono portato verso di sé. Ah. Però non ricomincio, No. Poche cose banali che ho detto su.
Ora, sul punto di vista, forse si possono fare un paio di accenni da parte di chi, come nel mio caso, uno storico non è. A partire dalla domanda che poi è il titolo di questo libro, no? Cioè che cosa è stata la sfida di Mikhail Gorbaciov. E in linea di massima si sono misurate alcune risposte nel corso degli anni, dei decenni alle spalle, sul terreno storiografico, politico. Due sono quelle che forse merita riprendere con un cenno. Per alcuni, non pochi, quello di Gorbaciov è stato il tentativo estremo, tutto sommato anche generoso, però fuori sincrono rispetto ai tempi della storia, di osare un rinnovamento profondo, radicale, per mettere in salvo, in sicurezza, l'impalcatura di un regime, di un sistema internamente logorato, irreversibilmente logorato. E parliamo dell'esperienza storica dell'Unione Sovietica, cioè di una pagina del Novecento che ha plasmato l'andamento e l'esito del secolo intero, prima dentro il perimetro europeo e poi su scala globale. E a giudizio di altri è stata invece quella di Mikhail Gorbaciov la scelta ambiziosa e in fondo anche dell'Italia di dare vita e fondare assieme a Europa e Stati Uniti, gli altri grandi protagonisti di questo racconto collettivo, fondare un nuovo ordine globale dopo il venire meno degli equilibri e degli assetti che erano usciti dal secondo conflitto mondiale, cioè dalla prima metà del secolo. E credo di poter dire che la tesi di Peter Vacca è che questa seconda lettura sia più corrispondente a quello che è stato il tentativo storico messo in atto in quel frangente da parte della leadership sovietica. E per il poco che vale, cioè assolutamente nulla, la mia percezione personale, mi sembra che la tesi di gran lunga più suggestiva rispetto alla prima versione. Ma da questa premessa derivano almeno due conseguenze. La prima, bene o male, riflette come in una fotografia lo sbocco di quel tentativo, generoso, tardivo, velitario, e quindi implicitamente anche le ragioni stesse del suo fallimento. E su questo hanno pesato moltissime variabili, che peraltro queste pagine descrivono nel merito e talvolta persino nel dettaglio in maniera molto efficace, convincente. Io ne richiamo una che mi ha colpito e che a me sembra in particolare rilievo, cioè la volontà di Gorbaciov di piegare la crisi del sistema sovietico verso una corresponsabilità degli avversari storici nell'affrontare e nell'approntare le regole di un nuovo ordine. Un leader che aveva piena coscienza, contezza, consapevolezza del livello di gravità estremo, appunto irreversibile, della tenuta di quel sistema, di quel regime, e che a un certo punto, paragone del tutto improprio, come la tecnica del judo, piega bambù per poi farlo risalire e sconfiggere così l'avversario, che rivoluziona la concezione stessa della lotta, usare la fragilità, la irreversibile crisi di quel regime per costringere in qualche modo l'interlocutore, l'avversario storico a farsi carico contestualmente della definizione di un nuovo ordine. Certo che è un'operazione assai ambiziosa, spericolata persino, e come tale destinata a fallire. Cioè, in altre parole, l'idea di una cooperazione assolutamente inedita nella vicenda storica del Novecento, come risposta all'esaurirsi, al venir meno, del vecchio bipolarismo militarizzato tra Est e Ovest. Una pagina della storia si chiudeva, si compiva, si consumava. Il tentativo era di capire come una dimensione del tutto inedita di cooperazione, di collaborazione potesse aprire e schiudere la via ad un nuovo ordine. E legato a questo aspetto ovviamente c'è la miopia delle cancellerie dell'Europa o della loro più
dell'amministrazione americana, le riflessioni che qui ha portato Carlo quando nella sua tempistica storica ha fatto riferimento esplicito a quel biennio decisivo, 79, vittoria della Tace, 80, vittoria di Reagan, che apre un'altra fase. Ma la miopia delle cancellerie europee, dell'amministrazione americana, nel non cogliere questa incredibile, pazzesca novità che veniva da Mosca, dal Cremlino, preferendo invece sfruttare sino all'ultimo la fragilità oggettiva della condizione interna al vecchio nemico per assestargli il colpo di grazia. Poi io non credo di essere un bravo politico, anzi sono abbastanza convinto all'età matura che ho raggiunto di aver sbagliato mestiere, però ritengo che ci siano dei passaggi nei quali la grandezza di una leadership è quella di indicare una dimensione persino eretica sotto il profilo del pensiero. Poi un giorno approfondiremo questa distinzione tra idealismo e realismo che mi interessa molto, perché penso che abbiamo bisogno in questo nostro tempo anche di una sana forma di idealismo, perché poi la politica ha questa grandezza, no? Nella prospettare una visione del futuro che realisticamente non avrebbe senso di essere effettivamente fallita, ma che aveva una sua grandezza, una sua epicità persino, se rapportata alla vicenda tragica, l'evoluzione tragica del Novecento. Domanda che pongo a me stesso e a noi, Pippo, e Beppe dirà se ritiene che la domanda abbia un senso, ma quanto quell'errore ha condizionato non le vicende immediatamente successive, ma il tempo storico nel quale noi oggi ci troviamo? Quanto quella miopia ha condizionato una dimensione dove la democrazia liberale nei suoi istituti fondativi oggi sembra entrare in un cono d'ombra o comunque in una dimensione storica che non avevamo mai conosciuto. La seconda conseguenza, che è molto ben raccontata e scritta nei capitoli finali, è che al di là della parabola umana e politica di Gorbaciov, quella sua visione un merito indubbio lo ha avuto, ed è stato avere modificato in modo irreversibile gli assetti del mondo, trascinando con sé e oltre sé, tutto sommato, l'agenda che ha accompagnato la nostra formazione e maturazione successiva, l'intera agenda, il disegno di integrazione politica dell'Europa, le dinamiche del commercio globale, ne parlava ampiamente Carlo, il ruolo non più egemone degli Stati Uniti, nella fase almeno più ravvicinata a noi, e in parte anche quel profilo di leadership riluttante che è stato imputato alla Germania nella stagione più vicina, il che è un po' come dire che è esistito un mondo precedente, il 1989 è un mondo del tutto diverso successivo a quella data, ma questa è un'affermazione abbastanza scontata e banale, soprattutto in queste ore in cui saremo martellati da qui alle prossime 72 ore, da qualche parte di ricostruzioni, filmati su... Ma per dirci il contrario? Sì. O volendo che c'era stato... O volendo che c'era stato un mondo prima di Mikhail Gorbaciov è una condizione diversa dopo la sua comparsa e la sua sconfitta sulla scena politica globale. Però anche questo, no, è la grandezza di un profilo, di una personalità che ha segnato la storia recente. Ora, l'ultima battuta è più personale. Per la mia generazione, quello spartiato, è coinciso senza dubbio con il cambio d'epoca più profondo della nostra esperienza. Chi aveva già un capo più grandicella come nel mio caso aveva già un'esperienza politica, nel senso che in un pugno di mesi il mondo per come noi lo avevamo conosciuto lasciò il campo a uno scenario diverso, e anche questo ha condizionato poi il modo di leggere e di interpretare gli eventi. In questo senso, senza dubbio, è evidente, a proposito dei servizi che ci perseguiteranno nei prossimi 3 giorni, in questo senso è evidente che la parabola del muro fu la più simbolica e di conseguenza la più mediatica, e poi anche con un'incidenza sulle biografie, no? Di che dall'età, insomma,
presenza in questa sala, che c'è una memoria che aiuta, che soccorre sul piano personale nel rammentare quei momenti. Nel caso mio, per esempio, c'è una coincidenza casuale, ma chissà se poi è tutta casuale, cioè io sono nato nell'anno in cui il muro più celebre della seconda metà del Novecento è stato costruito, e mi sono sposato, sono diventato padre più o meno nell'anno in cui quel muro è caduto, è venuto a mancare. Ma questo conta, perché ha un peso il contesto nel quale tu maturi. Se penso alla mia generazione o a quella di mia figlia, è diverso formarti, crescere, maturare, mentre attorno a te i muri cadono, le torrette si abbattono, i fili spinati si riavvolgono, o se pensa alla generazione di mia figlia, è cosa diversa, cresce, vuol dire donne, uomini, adulti, in un tempo storico nel quale non più i filmati dell'Istituto Luce in bianco e nero, ma la realtà del mondo e dell'Europa ti pone di fronte a qualcuno che pensa i muri di rialzarli, le torrette di riedificarle, i fili spinati di ristenderli. E allora questo è il tema che ci è posto, che in qualche modo noi siamo, la mia generazione e alcune generazioni successive alla mia, siamo figli di un tempo nel quale i valori, i principi di un'Europa politica tendevano ad espandersi anche oltre i confini del perimetro dell'Europa politicamente costituita. C'è uno storico molto autorevole che alla domanda imperiosa su dove finiscono i confini dell'Europa, effettivamente è difficile dirlo, dove finiscono i confini dell'Europa. C'è più Europa nelle prime 100 pagine di Guerra e Pace che in tutta la vita di Matteo Salvini. Ma alla domanda di imperiosa dove finiscono i confini dell'Europa, lui dava una risposta poetica, idealistica. I confini dell'Europa terminano dove terminano i confini della sua civiltà, i valori della sua civiltà. Noi siamo cresciuti in un tempo storico in cui i confini dell'Europa tendevano ad espandersi oltre il perimetro dell'Europa politica. I nostri figli, i vostri nipoti tendono a crescere in un tempo storico dove per la prima volta nella nostra vita i confini, i valori dell'Europa possono persino restringersi all'interno del perimetro dell'Europa politica, e anche tutto questo è il retaggio, il frutto, la ricaduta di una stagione che esattamente 30 anni fa si è consumata e che ha portato a una serie di scelte successive. Pensiamo soltanto alla strategia dell'allargamento dell'Unione ad est. Ma oggi, non sono un esperto di sondaggi elettorali, ma oggi dov'è che AfD, Alternative for Deutschland, raccoglie il massimo del consenso? Nei territori dell'est, e forse qualcosa dovrebbe fare riflettere. Però dicevo del peso delle biografie e della percezione di una realtà che si capovolgeva, quindi dico solo questo. Io quell'anno incredibile andai a Berlino pochi giorni prima del 9 novembre, passai a Checkpoint Charlie. Andai poche settimane dopo a Praga insieme a Giovanni Berlinguer a incontrare Duce, che per entrare in città e tenere una gigantesca manifestazione. Adesso Carlo si indigna, ma devo confessarlo, a giugno con una forte delegazione, il simpatico volo dell'Aeroflot, volammo in un centinaio di giovani italiani a Pyongyang, capitale della Corea del Nord, dove si svolgeva il Festival Mondiale della Gioventù Democratica. Non c'erano solo i giovani comunisti, c'erano i socialisti, i repubblicani, eccetera. Però sfilando nello stadio di Pyongyang sotto Kim Il-sung, che allora era ancora vivo e doveva essere un iscritto squilibrato, più squilibrato di lui il figlio, Kim Jong-il, mentre quello di adesso, quello sia proprio uno psicopatico, ma è un'evoluzione, questa evoluzione familiare, anche dei regimi. E sfilammo in questo stadio esibendo però all'improvviso una maglietta con la scritta di Tiananmen, una fascia sulla destra, perché quell'anno è l'anno di Tiananmen, e il mio 1989 si conclude a Gerusalemme, una manifestazione Time for Peace, in albergo su un vecchio televisore scorrere le immagini della fucilazione di Ceausescu. Insomma, fu davvero un turbinio di eventi
ai nostri occhi in grande misura imprevista, anche perché eravamo particolarmente incolti, ma non privi di curiosità. Io penso che essere incolti è una colpa, soprattutto per un politico, ma tutto sommato è una colpa che il tempo e la tenacia può contribuire a colmare. Smarrire il senso della curiosità è invece una colpa imperdonabile, perché fa parte di un tratto del carattere. Eravamo incolti ma curiosi, e tra i meriti di questo bellissimo saggio di Beppe c'è il fatto di stimolare la curiosità, ricordandoci che non basta, ma serve anche la cultura e la conoscenza della realtà che descrivi, e anche solo per questo credo che è giusto essergli grati. Grazie. Grazie tanto, ora la parola a Giovanna Puccini. Sì, io volevo ringraziare per l'invito, volevo ringraziare Giuseppe Vacca per avermi coinvolto in delle chiacchierate molto belle su Gorbaciov e non solo sul sistema internazionale dopo la fine della guerra fredda, e di avermi dato l'opportunità di leggere questo saggio. Sono molto apprezzato sia per motivi accademici ma anche per motivi personali, visto che si parlava in memoria dell'89. Io non nell'89, nel 90 ho scritto una tesina elementare su Gorbaciov e mi ha fatto molto piacere di ripercorrere quella che è stata la mia, il modo in cui ho vissuto la sfida di Gorbaciov, perché veramente c'era un'attesa verso un mondo che doveva in qualche modo cambiare, si aveva l'idea, anche se ero molto piccola, avevo 10 anni, però c'era questa attesa di un mondo che sarebbe cambiato. Poi crescendo degli anni 90, molti dei temi, il discorso, la sfida lanciata da Gorbaciov venne raccolta, secondo me, da molti giovani, non solo in Europa, ma sicuramente tanto anche in Europa, quindi l'idea dell'importanza dell'interdipendenza di cui Vacca sottolinea più volte, così l'importanza nell'idea di Gorbaciov per un futuro di un mondo post-bipolare, l'idea, la possibilità di in qualche modo ricostruire un nuovo ordine mondiale basato su un'idea di cooperazione, un'idea diversa in cui non c'è più una contrapposizione di modelli diversi, ma appunto c'è una cooperazione che è non solo politica, non solo nel campo del controllo degli armamenti, ma anche economica, ma nasce da una cooperazione politica e da una cooperazione appunto nell'ambito del disarmo. Quindi l'idea che si potesse appunto, grazie a questa interdipendenza, creare un nuovo ordine che funzionasse meglio di quello che era finito nel 1989, e non solo a causa della fine dell'Unione Sovietica, ma proprio per il fallimento di un sistema che era appunto imploso. E non ci siamo resi conto, ovviamente appunto io ero adolescente, ma credo che molti non si siano resi conto che in realtà la direzione in cui andava il mondo era tutta un'altra. E lo si vede oggi, proprio quest'anno, nell'agosto scorso, gli Stati Uniti hanno denunciato, si sono ritirati da un trattato che era stato in qualche modo l'agenda del processo di controllo degli armamenti avviato negli anni di Gorbaciov, ovvero il trattato INF, che aveva eliminato l'intera categoria di armamenti, proprio quelle armi tattiche di cui parlavamo prima. Ecco, gli Stati Uniti sono ritirati da questo trattato nell'agosto scorso. A 40 anni, abbiamo un altro anniversario un po' diverso da quello dell'89, a 40 anni dalla decisione del 1979 della NATO di schierare gli aeromissili e quindi di dotarsi
di queste armi tattiche. Ecco, sembra in qualche modo la chiusura di un cerchio, di una storia iniziata in realtà con lo schieramento da parte delle armi tattiche dell'Unione Sovietica negli anni 70 e poi la scelta decisa della NATO nell'87, la firma appunto del trattato INF, e oggi invece questo ritiro degli Stati Uniti, conseguenza di una presunta violazione russa, che ci dimostra come appunto quel sistema internazionale che era stato auspicato dalla fine degli anni 80 e primi anni 90, in realtà sembra che purtroppo non si possa realizzare se non altro in tempi brevi. E qui volevo fare una riflessione proprio partendo da uno degli argomenti che mi è più vicino per i miei studi, insomma, mi occupo di storia delle armi nucleari. Gorbaciov, come ci ricorda il saggio di Vacca, era riuscito a internazionalizzare in qualche modo una riforma che doveva essere una riforma principalmente interna, no? La necessità di riformare il regime sovietico. In che modo aveva legato questa internazionalizzazione della sua sfida, del suo progetto? L'aveva legato con il tema proprio del disarmo. Perché? Per due motivi. Il primo motivo era un motivo interno. Gorbaciov si rende conto di dover smantellare quel complesso militare industriale che l'Unione Sovietica aveva costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale e che era stato ampliato in maniera, potremmo dire, mostruosa, visti poi i risultati, durante gli anni di Brezhnev per raggiungere la parità strategica con gli Stati Uniti. E questo ampliamento esagerato del sistema del complesso militare industriale per sostenere appunto un riarmo convenzionale e atomico aveva portato, tra le altre cause, ma una delle cause principali, al collasso dell'economia sovietica. Quindi il disarmo che Gorbaciov propone nella seconda metà degli anni Ottanta a un interlocutore particolare come Reagan, aveva la funzione di alleggerire il peso appunto del complesso militare industriale all'interno dell'Unione Sovietica. E non è un caso che appunto Gorbaciov lancia un'iniziativa, varie iniziative per la riduzione degli armamenti con Reagan, ma propone anche all'interno una demilitarizzazione della società sovietica, proprio per permettere quelle riforme, quella ristrutturazione che voleva appunto mettere in atto. Ma dall'altra parte l'internazionalizzazione del progetto di Gorbaciov basato sul disarmo nasce anche dall'idea che la sicurezza potesse essere un punto di facile cooperazione non solo in Europa ma anche con gli Stati Uniti e in generale a livello internazionale. Quindi l'idea della sicurezza comune in Europa e a livello globale basata sul disarmo poteva essere appunto un'idea che facilmente poteva portare a una interdipendenza, un'interdipendenza basata su appunto un tema caro a tutti gli stati, no? Quello della sicurezza. Nonostante questo progetto abbia dato grandi risultati, quindi la firma del trattato INF che eliminò le armi tattiche nel 1987 e poi nel 91 la firma del trattato START che invece ridusse le armi strategiche, nonostante questo già nel corso degli anni 80, fine degli anni 80, il percorso per la creazione di questa interdipendenza basata sulla cooperazione per la sicurezza era in realtà ostacolato dal fatto che gli Stati Uniti sembravano aver sposato un'agenda non particolarmente coerente, perché da una parte Reagan aveva più volte fatto sapere, insomma, aveva reso chiara la sua avversione nei confronti delle armi nucleari, ma dall'altra parte aveva diciamo, proposto le guerre stellari, quindi una crescita della spesa industriale che avrebbe messo della spesa del complesso militare industriale e del
e dell'arsenale nucleare che avrebbe potuto mettere in ginocchio, che avrebbe potuto mettere in ginocchio l'Unione Sovietica. Ecco, a livello internazionale credo che, come mette in luce anche questo saggio in vari punti, Gorbaciov fu in qualche modo da un certo punto di vista tradito e da un altro punto di vista non mancò degli strumenti per effettivamente trattenere gli Stati Uniti all'interno di questo progetto. Perché? Perché gli Stati Uniti di Reagan in qualche modo usavano i programmi di disarmo di Gorbaciov per ottenere quello che veniva chiesto a gran voce dell'opinione pubblica mondiale e anche per comunque mettere un limite a una corsa agli armamenti che tra la fine degli anni 70 e degli anni 80 era ritornata, se non ai livelli degli anni 50, comunque era ritornata a dei livelli incredibili, ma dall'altra parte rilanciava un'agenda unipolare che immediatamente fece del crollo dell'Unione Sovietica l'occasione, della fine della guerra fredda appunto, l'occasione per rilanciare un proprio, dei propri, degli obiettivi che erano unilaterali. E questo, come racconto in un libro che è uscito un paio di anni fa, insomma, 2-3 anni fa, Making the Unipolar Moment di Al Brands, che racconta come già dalla fine degli anni 70 e negli anni 80 gli Stati Uniti stessero costruendo questa idea di un mondo unipolare, dimenticandosi che però già negli anni 70 il mondo stava diventando multipolare, ed è questo uno dei temi ricorrenti di questo saggio, appunto, è questi Stati Uniti che escono trionfanti dalla guerra fredda, ma è un trionfo effimero. Perché? Perché l'unipolarismo era già finito, era destinato a finire ben presto, perché il mondo era già diventato multipolare negli anni 70, e non soltanto per la Cina, perché la Cina negli anni 70 rientra nel contesto internazionale, ma perché emergono molte altre dinamiche, dinamiche economiche, conflitti locali, che non potevano permettere agli Stati Uniti di mantenere un'egemonia unipolare. Quindi quel nuovo ordine economico completamente libero da regole, post Bretton Woods, in realtà non sembra trovare un equilibrio. Fallisce perché si scontra con una miriade di conflitti locali che portano gli Stati Uniti negli anni 2000 a cercare di rincorrere una lotta al terrorismo che diventa, che spacca l'Alleanza Atlantica, che porta nel caos una fitta di mondo. E si scontra con il fatto che oltre alla Cina ci sono tante altre potenze che negli ultimi anni sono emerse, diverse da quelle che si pensava negli anni 80, quindi non tanto il Giappone o non solo l'Europa, ma anche l'India, il Brasile, eccetera, eccetera. E quindi mi è piaciuto molto il titolo di uno degli ultimi paragrafi, il nemico ritrovato, no? Ecco, quindi negli ultimi anni sembra quasi che gli Stati Uniti vogliano provare, visto che questo progetto unipolare è in qualche modo, se non è finito nel caos, comunque non è giunto a quell'ordine che si sperava, in qualche modo gli Stati Uniti vogliono in qualche modo recuperare un modello che, se non è bipolare, è comunque basato sull'idea delle great power competition, come ci dice la National Security Strategy di Trump del 2017, che si porta dietro ovviamente una rivisitazione anche una rivisitazione anche degli obiettivi militari degli Stati Uniti, nei quali in maniera ormai del tutto esplicita si parla della primazia militare degli Stati Uniti, perché è anche dal punto di vista nucleare. Una primazia che
sembra un contrasto con quel processo di controllo degli armamenti che era stato avviato dalla fine degli anni 80 e che sta provocando una reazione, non soltanto in Russia ma anche in altri paesi. Di fatto uccidendo un processo, quello del controllo degli armamenti, stile diciamo guerra fredda, quindi con un confronto, no, degli arsenali, che era un confronto numerico, che però ha portato a dei risultati importanti, perché la riduzione delle armi nucleari che è avvenuta alla fine degli anni 80 è stata comunque importante, aprendo la strada oggi a un dibattito sul controllo degli armamenti che va da una parte a questi trattati sono inutili perché oramai sono dei relitti della guerra fredda, quindi bisogna pensare a qualcos'altro, e dall'altra parte un dibattito già vogliamo le armi nucleari senza avere di mezzo una credibile agenda appunto di controllo degli armamenti, visto che purtroppo non si può passare da 1000 a zero in un attimo. Quindi ricordo quello che dicevo all'inizio, mi ha fatto molto piacere di leggere, di pensare, leggendo questo saggio, a quello che erano state le idee, le promesse di quegli anni, con tutti ovviamente gli errori che sono stati compiuti, con le illusioni anche, in un progetto però di interdipendenza che esclude, che avrebbe dovuto escludere appunto una situazione di caos venuta fuori dal momento unipolare che poi hanno avuto gli Stati Uniti negli anni 90. Grazie. Grazie molto. Nella raccolta di saggi di Bertè Lacca mi pare che siano emersi tra le altre cose due temi che sono venuti un po' già fuori ma sui quali forse potrebbe essere utile ritornare nel secondo più breve giro che possiamo fare, vale a dire la difficoltà di relazione tra Gorbaciov e la sinistra europea, che a me sembra un argomento molto significativo, e dall'altro lato la difficoltà di relazione tra il progetto di Gorbaciov e le potenze dell'Europa occidentale. A questo aggiungo una domanda molto personale alla quale, se crede Beppe, potrà rispondere nelle conclusioni. In questo libro non viene evocato un tema che forse, non sono un esperto, ma conosco la sensibilità generale di Beppe su questo, che è il rapporto fra Gorbaciov e le grandi potenze religiose, per così dire, il fenomeno religioso, che naturalmente acquista una invadenza particolare già nella seconda metà degli anni 90, non fosse altro che per l'integralismo islamico, e la figura di Giovanni Paolo II e in generale la Ostpolitik Vaticana. Quindi diciamo, mi sembra che nella considerazione delle difficoltà di rapporto fra Gorbaciov e le grandi potenze dell'epoca sua, Giordana Pulcini ha molto insistito sull'aspetto americano di questa difficoltà di relazione fra le grandi potenze, ma naturalmente inserita e considerata, credo, il Vaticano. Dunque, allora ricominciamo questo giro di riflessioni, necessariamente più breve. Grazie. Sì, io diciamo intanto riprenderei lo spunto perché nasce adesso in questo secondo questo passaggio di discussione una questione che non è più solamente internazionalismo, nazionalismo, ma esiste anche l'elemento del idealismo verso il realismo, che voglio toccare con precisione. L'idealismo non è avere un pensiero ideale, ma l'idealismo è pensare di conoscere qual è l'anima del mondo. E non è che la conoscono solamente i buoni, pensano di conoscere anche quelli meno buoni. Per esempio, certamente nel rapporto tra Thatcher e Reagan e la Russia c'è idealismo, cioè il pensiero che quello è un nemico da battere. Fine. E forse quella semplicità di quel pensiero rispetto, per esempio, al pensiero più complesso dell'Ostpolitik ha determinato la caduta dell'Unione Sovietica. Io penso che l'abbia determinata. Secondo elemento, cos'è che manca in quell'idealismo? Manca l'elemento della, diciamo, concerci nella vittoria alla magnanimità.
cioè l'idea che nella la grande potenza su cui tu sei vittorioso, però la devi recuperare perché che quella grande potenza rimanga un assetto, cioè rimanga un assetto stabile, un valore. E questo è totalmente mancato, perché lì nasce una fase di davvero di idealismo spinto. Nella politica estera l'idealismo come pensiero deve esistere, ma il realismo come prassi è fondamentale. Perché se l'idealismo diventa prassi, fa un casino, veramente basta. Basta vedere quello che è successo in Medio Oriente, quando i New Con americani hanno disegnato una nuova ideologia e hanno fatto un disastro. Possiamo mettere la stessa cosa sulle primavere arabe, eccetera, eccetera. Quindi, come la vedo io, l'idealismo è il pensiero e, diciamo, il realismo è la prassi per raggiungere quel pensiero, perché altrimenti si crea una confusione enorme. L'unipolarismo era superato, ma in realtà non è un progetto unipolarista, è un progetto egemonico, che c'ha è un concetto diverso. Progetto unipolarista, io sono l'unica grande potenza rimasta, ok? Come sei tu, non mi importa niente, purché tu sei sottomesso, diciamo, tra virgolette, alle mie regole di gestione del mondo economico e politico. Il progetto americano, a cui poi si collega l'Europa, è un progetto di egemonia culturale, ideale, cioè tutti diventate gli Stati Uniti. Lo diventate perché quando arriva un film di Hollywood, tutti vogliono le Nike e cade l'idea di estremismo islamico, perché non può convivere, perché con la democrazia, scrive, col mercato arriva la democrazia inevitabilmente. Questa è l'idea radicalmente errata, che è esattamente il rapporto che sta tra il saggio di Fukuyama e il saggio di Huntington, che è un saggio geniale se lo rileggete oggi, perché c'ha degli errori, ovviamente la storia è andata in qualche modo diversamente, ma spiega che questo fatto non è vero, perché la cultura e l'identità sono resistenti, non dipendono dall'equilibrio delle forze, non dipendono neanche, come dice giustamente Beppe Vacca, da un imperialismo del modello di consumo che è stata la forza dopo la seconda guerra mondiale degli Stati Uniti, cioè non l'esportazione dei prodotti industriali, di cui nel secondo dopoguerra non ne fregava più niente, ma il controllo della finanza e del cinema, perché sono le due armi attraverso cui si controlla il processo egemonico. Ora, questo è stato l'errore, perché ha semplificato enormemente il mondo, e noi possiamo dire certamente che c'è un cambio di generazione tra il muro che sale, il muro che scende e poi il muro che risale. Ma attenzione che anche in questo caso l'errore tragico che faremo è di pensare che il muro che sale è semplicemente l'espressione del fascismo che ritorna, perché non è questo, è un altro fenomeno storico. È un fenomeno che rinchiude la paura profonda dell'essere spossessati della propria identità e della propria area di conforto, culturale, economica, di potere, cioè della capacità di con il proprio voto incidere sulle scelte. E questa riflessione, se la sinistra di nuovo ritorna a farla in chiave totalmente, come posso dire, massimalista, per cui da un lato c'è il fascista e dall'altro ci sono gli antifascisti, i fascisti che non sono fascisti vincono e poi diventano fascisti. Ora, io aggiungo un ultimo punto. Obama è stato... Obama, io non sono un grande fan di Obama per moltissime ragioni. Penso che non ha capito il periodo storico in cui era, penso che la sua idea di economia era totalmente un'idea anni 90, penso che la sua idea di democrazia, di espansione della democrazia anni 90, penso che, diciamo, i leaderini italiani che gli sono andati dietro hanno fatto il disastro per questa ragione, perché non hanno capito in che fase della storia eravamo. Però Obama ha fatto una cosa che è che era cercare di costruire un grande legame tra le potenze democratiche attraverso gli accordi commerciali, che a cui io ho lavorato nella ostilità totale dell'Europa. Perché, signori, qui c'è un fatto che l'Europa non è. L'Europa è solo, sempre stata in funzione critica degli americani, senza mai riuscire a offrire un modello di sviluppo alternativo ben radicato. E non è mai riuscita a dire, signori, siccome noi siamo potenza e non terreno, c'è riuscita in un momento, dopo l'89, quando c'è stato il periodo dell'Europa trionfante, non perché l'Europa era parte di quella struttura egemonica,
ma perché ne era effetto di quella struttura giovane, perché diventava impellente unirsi, essere più internazionali, essere più legati, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista, la rinuncia a contribuire alle spese della NATO, la rinuncia a accettare che i paesi dell'Est Europa non possono stare in Europa, per una ragione che è culturale, Gianni, che mi spiegò l'ambasciatore ungherese di Orban, svegliissimo, perché noi abbiamo varie categorie per cui Orban è un fascista, tutte cose di cui non sappiamo di cosa stiamo parlando. In Ungheria c'è una quantità di immigrati superiore pro capite rispetto a quella che c'è in Italia. Loro hanno un punto, perché sennò tutto è fascismo, cioè, capito? Qualunque manifestazione della storia che non sia la sinistra è fascismo, che è complicatuccia gestire questo. L'ambasciatore adesso usa dire populismo. Sì, populismo e sovranismo. L'ambasciatore ungherese mi disse: caro Carlo, noi siamo vissuti 50 anni in completo isolamento. Per noi l'internazionale era l'Unione Sovietica che ci veniva a invadere, va bene? Siamo entrati nel progetto europeo senza essere preparati culturalmente a starci dentro, perché per noi gli altri non li abbiamo visti, cioè non li abbiamo proprio visti, non abbiamo viaggiato, non li conosciamo. Cosa volete che accettiamo adesso? Gli immigrati? Che ne sappiamo? Questa cosa, che certo è deteriore, non ci piace, ma fa sì che quella scelta di allargamento era una scelta di un'Europa molle, che si allargava per non stringersi. Questa è la scelta, ed è la scelta impellente da fare dall'Europa. E questo è quello che dico quando io dico realismo nell'attuazione della politica. L'Europa deve accettare che la politica è anche estera, è politica di potenza, politica di difesa, politica di coesione, politica di forza. Perché se in un mondo così non lo accetta, l'Europa non è, è una subordinata degli americani, critica, perché criticare gli americani è una cosa che comunque fa bene a tutti e piace a tutti. Grazie. Ma sono belle queste occasioni, perché in verità pretesto la presentazione di un libro, poi si discute di altri, quindi poi a me discutere con Carlo Calenda piace, non so se piace anche lui, ma a me piace molto. Quando lui ha fatto il ministro non lo conoscevo, un giorno ho alzato la cornetta del telefono, l'ho chiamato, ho detto vorrei conoscere, sono andato da lui a discutere per un paio d'ore, imparando un sacco di cose utili. No, ma per il poco che vale, cioè assolutamente nulla, io non sono affatto un fautore dell'allargamento destro, penso che abbia pagato dei prezzi terribili per quella scelta e per il modo in cui è stata condotta. Penso che al fondo, nella lettura anche di Beppe, in questo momento ci sia, noi stiamo ragionando questa sera sulla rottura di un vecchio ordine senza che sia subentrato un nuovo ordine a portare un elemento di equilibrio, anche di equilibrio nelle relazioni di potere, tra il fatto che viviamo in un mondo dove per una serie di responsabilità, io credo anche di errori dell'amministrazione americana Obama, sul versante della politica estera di quel paese, poi sul versante della politica interna, ovviamente, se non vado errato, il giuramento del primo mandato di Obama è a gennaio 2009, quindi lui prende le redini dell'America esattamente a ridosso dell'esplodere della grande crisi del decennio successivo, ma lì c'è un altro ragionamento. Per l'Europa però l'assenza di questo nuovo ordine ha avuto delle ripercussioni anche sulle scelte che noi abbiamo compiuto in alcune aree limitrofe al nostro continente. Insomma, la parabola della Libia che cosa ci racconta? Ogni tanto Emma Bonino, con una sintesi abbastanza efficace, dice che noi europei siamo abilissimi ad andare a disarticolare e rimuovere regimi anche autoritari e dittatoriali, ma senza esserci posti la domanda preventiva su che cosa andrà a sostituire quelle situazioni, che ha determinato un contesto della storia, anche questo è inedito per molti di noi, forse per tutti noi, cioè di essere alle prese con una dimensione che non ci era particolarmente conosciuta, quella di stati tecnicamente falliti. Di solito un economista, parliamo di imprese che possono fallire, no? Attività economiche che possono fallire, ma possono fallire anche gli stati, insomma, Siria, Iraq, Libia, questi sono stati tecnicamente falliti.
che producono un elemento di disordine che si proietta anche su interessi strategici rispetto ai quali l'Europa non ha esattamente quella dimensione della forza, della coesione, della potenza che ne farebbe un protagonista sulla scena. Da questo punto di vista è chiaro che nel trentennio alle nostre spalle, diciamo che passaggio decisivo per quanto riguarda gli equilibri interni all'Europa, e su questo il libro affronta alcuni passaggi rilevanti, è stata a seguito delle vicende di 30 anni fa l'unificazione tedesca. E lì, a proposito di curiosità e di cultura, con quel poco di ansonatezza che l'età ci porta, dovessimo dare un suggerimento ad un ginnasiale liceale, probabilmente gli diremmo: se vuoi capire l'Europa, distraiti pure, cioè non distraiti, insomma, quando ci sono delle lezioni meno centrate sull'argomento, ma quando la professoressa o il professore entra in classe e dice oggi parliamo della questione tedesca, allora apri bene le orecchie, perché se non capisci la questione tedesca, la lunga parabola della questione tedesca è molto ostica alla comprensione di che cos'è stata e di che cos'è oggi l'Europa. L'unificazione porta a tante conseguenze: la scelta coraggiosa del cancelliere, la parità del marco, l'euro, che è stata una gigantesca operazione politica, in qualche misura strategica. Il 1991 è un anno importante per quel tavolo che si convoca a Maastricht. Il governo italiano credo sia l'ultimo governo Andreotti, e l'Italia è rappresentata a quel tavolo da un galantuomo, il ministro del tesoro Guido Carli, il quale nelle sue memorie descrive esattamente i limiti che quel tavolo ebbe nel definire una prospettiva di sviluppo del continente fondata su due pedali, cioè la stabilità dei prezzi e gli obiettivi di piena occupazione, ma in barba all'impianto keynesiano uno dei due pedali rimase sostanzialmente statico, nonostante le fatiche e gli sforzi di un uomo generoso come Jacques Delors, che tentò di associare al patto di stabilità un patto per la crescita. L'ultima battuta la voglio fare sul rapporto tra la sinistra e Gorbaciov e per gli anni. Per noi, e qui ci sono alcuni dei protagonisti di quegli anni in sala, che mi ha fatto piacere salutare, se penso al mio partito di allora, noi dopo l'89, anche a proposito della parabola che segnò la vicenda dell'Unione Sovietica e la sua scomparsa, noi rimanemmo, parlo del PC in questo caso, che era il mio partito all'epoca, rimanemmo in qualche misura ostaggi della svolta, di una svolta che Pinochetto produsse, guidò, capitanò, una svolta assolutamente necessaria, forse anche tardiva, ma comunque tale da congelare per un paio d'anni almeno una elaborazione attrezzata a reggere l'urto di quel nuovo mondo. E in questo senso la parte centrale del libro analizza bene a fondo il riassetto di regole e conflitti che segnò la fase del dopo Gorbaciov, e devo dire che leggendo e scorrendola quella parte si coglie davvero ancora oggi tutta la distanza tra il nostro confronto di quei mesi, di quei due anni, che fu vivo, appassionato, però anche molto introspettivo, forse inevitabilmente introspettivo, e la spinta che quei processi stavano imprimendo alla storia. L'ultima battuta, molto laterale, sulla domanda su cosa sia stata poi alla fine la leadership di Mikhail Gorbaciov, intendo al netto del suo impatto, dei meriti storici che può avere avuto. E qui lasciatemi solo dire questo, una battuta rapidissima: la comparazione con l'oggi rischia davvero di essere impietosa. Io ricordo la visita a Roma del leader sovietico, credo sia stato il primo giorno di dicembre, mi ricordo l'impressione che suscitò il fatto che il corteo presidenziale si recava verso il Vaticano e sul Corso Vittorio c'erano dall'Argentina verso il Tevere due ali di popolo romano che applaudivano, non erano militari, politici. Evidentemente era scattato qualcosa di più profondo, era un'immagine nuova anche quella, ma era il segno di una barriera battuta, no? In quella folla c'era come la consapevolezza di una novità, in qualche modo irreversibile, di una democrazia che poteva vincere, o comunque di una democratizzazione, questo molti pensavano in atto, e noi oggi viviamo anche da questo punto di vista un tempo storico diverso, io insisto. Quell'onda che sembrava dire la
democrazia si è affermata e ha prevalso dopo le tragedie del Novecento, ha conosciuto un riflusso, un'inversione di rotta. Dal 2000 ad oggi 25 democrazie nel mondo sono scomparse, tre di queste, due e mezza diciamo, sono in Europa, nella nostra Europa. E se guardiamo a questo mondo e mettiamo in fila i profili, i caratteri delle leadership che oggi hanno un ruolo fondamentale, da quella americana al presidente brasiliano, all'India, a Duterte, a Xi Jinping, a Putin, a Erdogan, l'impressione è che ci sia quasi un'enclave europea che difende e presidia i valori della democrazia, e questo carica ancora di più il tempo che stiamo attraversando di una enorme responsabilità. E in questo c'è uno scarto, obiettivamente c'è uno scarto tra la qualità del nostro discorso pubblico, del nostro dibattito pubblico, non l'affrontiamo oggi, è politico, e la necessità invece di tornare ad alzare lo sguardo e interrogarsi sulle prospettive del mondo. Ma da questo punto di vista loro invece è un aiuto prezioso. Grazie. Sì, molto velocemente anche io volevo dire due cose sull'Europa. Da un certo punto di vista la fine della guerra fredda è stato un momento in cui l'Europa ha perso la sua importanza globale, nel senso che in qualche modo l'Europa era il campo di battaglia ma anche il centro dello scontro bipolare. E quindi dopo la fine della guerra fredda è stato difficile per l'Europa ritrovare un ruolo, e in qualche modo credo che ci sia stato un tentativo di ritrovare un ruolo per l'Europa, parlo dal punto di vista politico, e parlo dal punto di vista politico, che però un disegno che però purtroppo adesso non sembra andare da nessuna parte. Perché in Europa, secondo me, è mancato negli ultimi 30 anni non soltanto una pratica che potesse permettere di guadagnare una rilevanza indipendente dai due blocchi in un mondo diverso, ma è mancata anche una riflessione non soltanto a livello politico ma anche a livello culturale e quasi accademico. Se si frequenta l'Accademia Europea o se si va invece nell'Accademia non soltanto statunitense ma anche, non so, indiana o cinese, si nota una differenza enorme. In Europa c'è la paura quasi di discutere certi temi. In Europa non si può parlare di difesa, non si può parlare di realismo, non si può parlare di nemmeno discutere di certi temi, perché non è considerato qualcosa di in qualche modo appropriato. E allora ci troviamo a confrontarci con un mondo in cui invece si discute a tutti i livelli, anche nelle università, nei dipartimenti di Stato, nei ministeri degli esteri, di difesa, di realismo, di un progetto di politica estera e di difesa che possa portare ad affermare i propri obiettivi. Ecco, io credo che in Europa ci sia un problema proprio di base, perché è mancato un dibattito su questo, un dibattito che abbia definito bene sia gli obiettivi che i mezzi per raggiungere quegli obiettivi. E abbiamo finito per schiacciarci o sugli Stati Uniti o temo da nessuna parte, e quindi in tante risposte nazionali, perdendo un'occasione che in parte c'era stata offerta anche da Gorba, cioè ancora praticamente la casa comune era un'utopia che non si poteva realizzare. Ma c'è stata oggi un'occasione per l'Europa di discutere e di fare delle scelte, per esempio invece di essere un'Europa molle, essere una ever closer Europe, cioè un'Europa più stretta. Pertanto appunto ci avrebbe dovuto portare a delle scelte e a una definizione di quelli che sono gli obiettivi, le minacce, eccetera, eccetera. Un po' perché... Grazie molto.
Allora, innanzitutto grazie in maniera non formale, perché non era detto che la discussione si incentrasse su quelli che almeno il mio sentimento considera le ragioni fondamentali per cui ho scritto, abbiamo scritto insieme a Fiocco questo libro. Al di là del debito politico e intellettuale personale, che non è, perché adesso spendo un minuto, quando Gorbaciov è andato al potere, di fatto il PC, io non posso nemmeno dire, io sono un vecchio comunista, e avevo anche dei ruoli in questo senso, che poi sono passati ad altre ditte, ma insomma, cioè, ero diventato direttore dell'Istituto Gramsci, senza che nessuno me lo chiedesse dal partito, o senza che io glielo chiedessi, però avevano cominciato a circolare di nuovo gli inviti ai convegni che facevano i cosiddetti istituti del marxismo-leninismo, tutti i partiti fratelli. Naturalmente la storia del Gramsci è tutt'altra, e lo era già molto, perché dall'83 era una fondazione riconosciuta e vigilata dal governo, eccetera. E comunque non è mai stato l'istituto del marxismo-leninismo del partito, anche se manteneva formalmente il carattere di una struttura di lavoro del Comitato Centrale fino al 1980. Io ci sono andato soprattutto perché ero straordinariamente interessato alla rivoluzione di Gorbaciov. La guerra fredda non finisce con la caduta del muro di Berlino, la guerra fredda finisce 2 anni prima, e quando si consolida relativamente nel governo e nel potere, Gorbaciov unilateralmente cambia il paradigma delle relazioni fra Est e Ovest e comincia unilateralmente un disarmo che poi porta, ma nutrito di molte argomentazioni, di molti argomenti riassunti in un libro manifesto che uscì nell'87, che era scritto per l'opinione pubblica mondiale. E in quella esperienza, quando credo i primi dell'89, se no addirittura l'88, ho partecipato come direttore dell'Istituto Gramsci a un seminario che si teneva a Praga, organizzato dalla rivista dei Partiti Fratelli, che portava ancora il nome del Cominform per una pace stabile, eccetera. Il seminario era niente di meno, finalmente, sul memoriale di Stalin. Allora, ma al di là di questo, quello che mi colpiva è qualcosa alla quale posso dire, non mi posso dire fossi impreparato, non tanto per Gramsci, perché puoi andare molto più a fondo su Gramsci e persino successivo, ma perché per la lezione di Togliatti. È il 56 che lui dice il mondo è diventato policentrico e cerca di dirlo alla sua parte. Stalin se ne accorge il 49 che il mondo è diventato policentrico, perché quando la Cina non è più sotto dominio esterno è già potenzialmente all'udela, e poi per fortuna poi riescono a dare un equilibrio, un ordine, che è l'ordine della guerra fredda. Guerra fredda è un concetto che attiene alle condizionalità più che ai soggetti, diciamo, è l'ordine bipolare, che in senso proprio si può considerare così, via via che dal 59 in poi, soprattutto fino al 69, si raggiunge quantomeno un'equivalenza strategica. Altro tipo di equivalenze non erano nemmeno immaginabili. Il bipolarismo è sempre stato asimmetrico, perché l'Unione Sovietica non è mai stata una grande potenza dal punto di vista economico, lo era diventata da. Allora, cos'è la grandezza di quel disegno?
concetto di nuovo ordine mondiale, che poi è diventato fondamentale nella retorica delle presidenze americane, appartiene originariamente a Gorbaciov. E non è retorica, perché è una proposta dopo la quale non ne è venuta alcun'altra che rispondenza, che risponda ai criteri del realismo politico. Perché in un mondo multipolare è un dato di fatto della realtà, e quindi chiede realismo ai politici. Il fatto che venisse meno, e fosse cominciato a venir meno già dalla seconda metà degli anni 70, quel sistema di equilibri che reggeva la regolazione bipolare della guerra fredda era in fondo un sistema di regolazione delle relazioni internazionali, asimmetrico ed egemonico per gli Stati Uniti, perché è accettato dal detto era comunista. Il concetto di egemonia non può essere usato da ciascuno come gli pare, c'ha una sua codificazione rigorosa. Non può essere usata partendo da un singolo soggetto senza collocarlo all'interno di un sistema di rapporti di equilibrio e di rapporti di forza. Presuppone un grado più o meno intenso di reciprocità, non di simmetria, di asimmetria, ma nelle condizioni in cui il deuteragonista è il primo partner che accetta questo tipo di equilibrio, perché è aperto e potenzialmente reversibile. Baffore non si è mai sognato di sfidare gli Stati Uniti d'America su nessun terreno, cercava un ordine dentro il quale quello che aveva portato a casa durante la seconda guerra mondiale gli fosse garantito e alla fine riconosciuto, anche se questo avverrà con Khrushchev, e solo grazie al fatto che Khrushchev, essendo già entrato in rotta di collisione con i cinesi, quando va nel 59 a Camp David e incontra il presidente Eisenhower e comincia un lavoro di disgelo e di distensione, molla la Cina e, da questo punto di vista, rinuncia a qualunque presunzione e parvenza di egemonia o di sfida dell'egemonia da parte del campo socialista, perché ne dichiara l'insostenibilità. Gli ritira i consiglieri e gli nega quello che gli aveva promesso, ma ho nel 56 che l'avrebbe incluso nel possesso delle tecnologie nucleari. Allora, per stare più strettamente al dibattito di questa sera, la prima cosa che secondo me colpisce, per questo metto nelle riflessioni, altrimenti, come abbiamo visto anche qui, questo libro sollecita una discussione che guarda avanti. Anche le migliori delle memorie dell'89 sono fatte secondo un'idea della storia che è la negazione della storia, del pensare storicamente, perché pensare storicamente non può significare solo raccontare pedissequamente come sono andati i fatti, perché come sono andati i fatti è sempre oggetto di una narrazione. Ragionare storicamente vuol dire, se è veramente una data che segna il destino della Germania, e forse non solo della Germania, non solo dell'Europa, soprattutto perché è l'inizio di un processo che prevede l'unificazione tedesca, e l'unificazione tedesca è il ribaltamento degli equilibri geopolitici successivi alla seconda guerra mondiale, almeno in Occidente. Due guerre si erano combattute per la questione tedesca, la prima e la seconda guerra mondiale. Allora, innanzitutto è realismo. E questa è la prima lezione, perché qual è la categoria che lui propone? Non l'ha inventata lui, era molto presente in alcune correnti del pensiero democratico americano, gli interdipendentisti, come chiave di lettura del mondo. Era sedimentata e sepolta nella storia dell'internazionale comunista, anche, ma insomma, aveva riguardato i pochi anni di Lenin e qualche vagito di Bukharin. Poi Stalin aveva fatto un'altra cosa, era semplificato, no, il mondo è dicotomico, si divide in due, da una parte c'è il socialismo, dall'altra c'è il capitalismo, e questa è la prima grande falsificazione, che non sono comparabili. Il capitalismo è un modo di produzione, il socialismo, quando va bene, è un modo di regolazione necessariamente nazionale, perché presuppone
una struttura territoriale con sovranità definita e usabile. Allora, la prima ragione per cui vale la pena di ripensarci era che 30 anni dopo, se valutiamo a distanza di 30 anni storicamente, cioè ma dopo che ne è venuto, beh, è venuto che è mancata ogni possibilità non solo di immaginare, ma persino di cercare di attuare, dopo la fine del bipolarismo, schemi di politica internazionale che fossero rivolti alla ricerca di nuovi equilibri. Nell'interdipendenza non troverete mai questa parola, questo concetto, nei cosiddetti presidenti americani, come si chiamano, così strategici dei National Security Strategy, no, è rifiutata, non quella di egemonia, tematizzata sostanzialmente sulla linea di precipizio, alla quale risponde ormai con critiche durissime, anche se tardive, Kissinger, e cioè con l'idea che si poteva benissimo, dati i rapporti di forza, dimostrati in particolare a partire dalla guerra del Golfo, creare un ordine egemonico unipolare. L'egemonia implica la capacità di raccontare te e l'altro e di assegnare i ruoli. Quali sono i ruoli assegnati all'altro? Finito un vecchio ordine, è subentrato la retorica, non solo giornalistica, ma anche il disordine mondiale. Vabbè, siamo in un periodo in cui si parla meno di globalizzazione. È un concetto che o va specificato storicamente oppure tutte le volte, che il mondo diventa sempre più piccolo. Allora, è insostenibile concettualmente l'idea di unipolarismo egemonico. Significa altro. È la maggiore giustificazione che gli è stata data. Nella dottrina delle presidenze americane è quella di Bush Jr., la dottrina Bush. Noi abbiamo vinto la guerra fredda, poi ci tornerò un momento, perché questo già il padre lo aveva detto, e per questo ci tocca dare un ordine mondiale, tanto più che insorto un soggetto nuovo che è il terrorismo internazionale. Anche qui il terrorismo non è un soggetto. Bisogna definire i soggetti del terrorismo, perché il terrorismo è una forma di lotta e non è un caso che in sede delle Nazioni Unite non si è mai riusciti a trovare un accordo per la definizione del concetto di terrorismo internazionale. E quindi qual è l'ordine mondiale che può declinare la potenza egemone? Che libero mercato e democrazia parlamentare sono l'unica razionalità umana possibile in politica, e noi possiamo, dobbiamo e abbiamo la necessità di imporre agli altri. Allora, vado rapidamente. Se non si ha la capacità di capire che proprio grazie al grado di unificazione raggiunto dal mondo, su impulso di lungo periodo dell'Europa, e la Russia è parte dell'Europa, o si è capace a questo punto capire meglio chi non sta dentro questo orizzonte, oppure quanto più non capisci, più ti rompi e ti disgreghi all'interno, e oggi non puoi nemmeno esibire la democrazia europea occidentale come grande calamita di appeal per il dissenso, come è stato negli anni 70, negli anni 80, perché a cominciare da noi. Quanti sono le democrazie che sono venute meno? 15. Di cui due e mezzo in Europa, e le altre come stanno? Allora, l'assilo per quanto mi riguarda è questo. Se volete, si può leggere questo anche come un'altra chiave per arrivare poi magari con un racconto diverso e specifico al problema della crisi della democrazia. Allora, vi racconto un aneddoto. Occorsomi a Pechino in occasione del mega congresso per il bicentenario di Carlo Marx, che veniva
celebrato nell'Università di Pechino e la sera prima Xi Jinping aveva offerto una sua riflessione di circa 4 ore sul proprio pensiero come punto d'arrivo. No. Sì, il problema è come ci atteggiamo. Che è quanto di più lontano possibile da noi. Ma a chi interessa nel mondo quanto di è lontano da noi? Se noi sappiamo dire solo qui, è lontano da noi. Parola d'ordine del convegno, oltre che del congresso che poco tempo prima aveva reso per la vita la carica di presidente cinese. Comincia una nuova era. L'allusione era che la nuova era era cominciata con Carlo Marx, però forse anche con Xi Jinping. La sera danno uno spettacolo per gli ospiti. Naturalmente il convegno era il bicentenario, storia di Marx e di 200 anni del marxismo, 25% intellettualità cinese a spiegare il punto d'arrivo di maturazione del marxismo mondiale nel pensiero di Xi Jinping. Ma è interessante l'esperienza dell'entertainment, perché questo spettacolo è una storia del marxismo da Marx fino a Xi Jinping per quadri, scansioni e messaggi in inglese e in cinese, testi famosi, testi poetici e poi musica, che ovviamente è quella che parla di più perché è universale. Primo quadro, 1848, manifesto del Partito Comunista. Come viene introdotto il pezzo? Il primo tempo della quinta sinfonia di Beethoven. Secondo quadro, allora, la Comune di Parigi. Oh. L'ouverture del Nabucco. No? Questo dovrebbe impegnarsi a spingerci le meningi per capire chi è diverso da noi e non dice ma adesso che facciamo? Ricordo la risposta che viene data, ci torna da noi. Terzo, la rivoluzione d'ottobre, la sinfonia di Leningrado di Shostakovich. Chiuso, il resto è solo Cina, folklore politico e canti popolari. Difatti la sala si svuota. No. Tornano tutti come quando gloriosamente andiamo all'internazionale. Allora, ognuno italiano la cantare il romanesco, il barese, il cerignolano per la mia scaricia, e la memoria di Peppino Vittorio. Che voglio dire? Di fronte a questo, quando monta figure, persino le vie della seta, voglio dire, quando Obama ha tentato di trattare due Trans-Pacific, Trans-Atlantic trade, finalmente, ma se lo fa qualcun altro, perché c'ha gli occhi a mandorla? Ah no, però lì l'economia risponde a un partito politico. E dove non risponde alla politica l'economia? Allora, l'interdipendenza è il presupposto paradigmatico per cercare di capire le ragioni dell'altro, sia se lo vuoi fottere, sia se ci vuoi convivere. E per finire, mi era stato osservato anche da altri, ma come mai non parli mai di Goldilla? Eccetera, nello schema non ci ho parlato. Ma la prima immagine di copertina che avevamo pensato doveva essere un'immagine di Gorbaciov con Goldilla, ma non un'immagine formale, che di fatto non siamo riusciti a trovarla, sebbene nella memoria di noi. Quella in cui nel primo viaggio loro sono seduti intorno a un tavolo, vuoi dire da una parte e Gorbaciov dall'altra, si stringono le mani e si emozionano. Perché era molto importante, anche qui nel mondo contro me, tutto quello che
Quando divenne Papa Giovanni Paolo II, noi eravamo riuniti in un importante comitato centrale, che forse ricordi. Perché non c'era ancora. Come c'era? No, stavo in seconda liceo. Mi avete invitato. Colpa mia, faccio l'autoprima. Allora, arrivò qualcuno al tavolo e disse, allora si chiese una sospensione. E Bufalini, che era il relatore, ci spiegò perché. Perché era successo questa cosa straordinaria, che mentre tutti si aspettavano Zenzi, era stato invece nominato Voitiva. E quindi sospendevo per un'ora per capire come dovevamo interpretare la cosa, e a cominciare dalla fonte più direttamente interessata, cioè l'ambasciata sovietica. E quindi dopo un'ora Bufalini tornò e disse: il giudizio dei sovietici è che è una catastrofe. Ma perché Gorbaciov non era un meno uomo sovietico, almeno all'epoca? Perché non era così? Perché il nuovo modo di pensare era l'idea di provare a rimescolare le più diverse culture, a cominciare dalle culture religiose, e da questo punto di vista c'è un rapporto serio con il comunismo italiano, inteso come Togliatti, non come Gramsci, e cioè che se vogliamo andare oltre i confini della modernità con i suoi rischi nichilistici, dobbiamo rivedere il rapporto fra religione e modernità, per come l'abbiamo tematizzato con l'illuminismo, con il marxismo non funziona. E infatti non l'ha fatto solo con Giovanni Paolo, l'ha fatto con i buddisti, eccetera. Allora, l'interdipendenza è il realismo, la reciprocità è il realismo. Come si può pensare di organizzare un mondo senza precipitare ciascuno a suo modo nell'accumulo di nuovi rischi che poi cambiano la mentalità? Su questo penso che possa dire qualcosa Cioco, perché il capitolo suo è splendido, ho chiesto di scriverlo lui perché io ci avrei messo un anno e non avrei potuto scriverlo così bene, essendo uno specialista di queste cose, di tecnologie militari, di storia delle guerre e anche di evoluzione della dottrina militare. Si è tornata a considerare come qualcosa che può farsi la guerra con armi nucleari tattiche. Questo non vuol dire che la guerra non si possono fare queste previsioni. Però com'è possibile che il nostro universo immaginario funzioni in maniera tale che sto problema è come se non ci fosse? E io dico, se parlo con i giovani, chi è che prima ha detto? Prova a parlare con uno di sinistra di nazionale. Se parli di nazionalismo, stai diventando, no, pure nel caso mio, sei tornato all'origine, perché la mia origine era fascista, ma avevo 16 anni, sei sempre quello. Ma come sarebbe? Noi abbiamo un ricuscito delle nazionalità informate che sono sempre più diversamente nazionalistici, e noi di che ci occupiamo? Ma di che ci occupiamo? Se devo parlare come uomo di sinistra, ma mi interessa poco, il problema è se riusciamo a mettere insieme fra i più diversi gli strumenti necessari per capire il mondo. Che vuol dire per capirci reciprocamente? Perché la reazione a questo presunto, o appunto a questo iniziale, per come viene percepito, egemonismo, ambizione egemonica cinese, è alla fine che quando noi abbiamo fatto un seminario a Gramsci con la responsabile della FEPS per spiegarci quali erano i fondamenti culturali del programma per le elezioni europee del Partito Socialista Europeo, sostanzialmente ci ha detto: sospettiamo che la Cina abbia ambizioni egemoniche, e questo è il principale problema. Quando ero piccolo a casa mia si diceva il pericolo giallo. Grazie a tutti, buonasera.